ce l'abbiamo fatta per questa live mostruosa che rischiava di non cominciare mai perché il mio computer ha deciso di esplodere proprio in questo momento. Ragazzi, tranquilli, non vi preoccupate, sono d'altra parte bionda e con una maglietta fucsia, quindi che vi aspettate di più da me? Ma visto che abbiamo perso già due preziosi minuti, introduco immediatamente i miei ospiti. Allora, eccoli qua. Sono Matteo Gherardi. Buonasera. Eccolo. Ciao. E ciao a tutti. Eccolo qua, Francesco Biagini. Ragazzi, eccovi finalmente. Allora, fatemi dire che fare un minimo di introduzione a questo panel, perché si chiama così, perché, scusate, qua nel frattempo perdo pezzi. Perché facevo su Lega Nerd ormai 2 anni fa una live che si chiamava proprio La Bella e le Bestie, parlavo di mostroni, King Kong, Godzilla, chi più ne ha più ne metta, e ovviamente quando mi è stato chiesto che cosa vuoi fare a questo festival ho detto ma chiamo i due più fighi che conosco che sanno disegnare mostri, e ragazzi, beh, toccato a voi, non so se per fortuna o per piacere. Entrambi, tra l'altro, mi avete fatto 2 King Kong, uno disegnato e uno animato. E quindi, chi siete? Ve lo chiedo, presentatevi voi. Parti tu, Matteo, che sei in alto. Vai. Allora, vabbè, io ho cominciato come fumettista, come molti altri persone che si avvicinano al mondo dei mostri e di queste tematiche qui. E poi, però, mi sono spostato più nel mondo del cinema, quindi prima storyboard artist, poi, ma che per caso quei mostri sapresti anche muoverli, quindi animazione, e ma che per caso sapresti anche gestire la cosa, e quindi anche adesso regia. E quindi diciamo che da quello che è il concept art iniziale fino alla produzione finale, in linea di massima, adesso sono in grado di coprire tutte quante le fasi del processo, quindi per quel che riguarda sia la parte 2D che 3D, animazione, e motion capture, e tutto quanto. Ed è una cosa sempre più bella, cioè più si va avanti con la tecnologia, con il... diciamo con l'evolvere degli strumenti a disposizione per questo tipo di lavoro, più diventa bello, interessante e divertente sicuramente. Allora, dici invece a questo punto, Francesco, tu chi sei invece? Si presenti. Salve. Io sono un disegnatore di fumetti, un illustratore di Perugia, e visto che fondamentalmente questo è l'unico lavoro insieme a pochi altri dove ti pagano per disegnare i mostri, ecco, mi è sembrata una derivazione obbligata. Io ormai, diciamo, faccio il disegnatore da diversi anni e quasi sempre per case editrici straniere, tipo americane come Boom Studio, Liquid Comics, o addirittura anche indiane, Graphic India, in Francia, Soleil, e adesso sto lavorando con Glénat per un adattamento di un romanzo di fantascienza in versione a fumetti. Allora, ottimo, cioè io qua vi ho presentato anche nella live di presentazione del programma di Lega Nerd come il meglio del meglio, quindi fatemi fare bella figura, ma sono sicura. Faremo del nostro meglio. Dai, dai, tra l'altro qua stanno impazzendo per Pickle Rick che... vedi, che spunta. Comunque, allora, per rispondere al commento del tizio che ha detto fai anche le voci, sì, mi hanno chiesto anche questo nel caso in cui... disclaimer. C'è stata richiesta anche per questo. Allora, qua mettiamo un po'... No, niente, non posso mettere dei... Sì, sì che li posso mettere, eccoli qui. Mettiamo un po' di mostroni, perché se no... so che Francesco preferisce Godzilla, però qua al momento c'ho King Kong. Allora, quando ho intervistato lo scorso aprile, così per bullarmi... un Kong che durava molto poco comunque, ok, benissimo. Per bullarmi, dicevo, quando ho intervistato l'aprile scorso il regista di Kong... l'ultimo Kong, no? Anzi, di Godzilla King of the Monsters, che poi precederà Kong vs Godzilla, praticamente lui, facendo lo splendido, mi ha detto che fin da quando era piccolo era consapevole del fatto che qualsiasi storia, se ci aggiungi Godzilla o un mostro, diventa immediatamente più figa. Tant'è vero che lui disegnava i Godzilla nella sua Bibbia.
quindi vabbè, per dare un po' più di pepe alla Bibbia. Quindi voglio chiedere a voi, che voi i mostri li amate, li disegnate, li mettete dappertutto, c'ha ragione? Un film, un fumetto? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, sono d'accordissimo. E, beh, pensiamo anche a film che normalmente, se non ci fossero i mostri, non avrebbero alcun senso. Parliamo di The Mist. The Mist è un film dove i mostri si vedono molto poco, ma ci stanno, sono percepiti, e il film senza non avrebbe alcun senso. Se fosse semplicemente una nebbia assassina sarebbe molto diverso, mentre invece il mostro che si annida nella nebbia. La cosa bella dei mostri non è sempre il mostro in sé, quanto anche la percezione del mostro, come può essere per esempio in Alien. Il mostro si vede pochissimo, ma sapere che c'è ti condiziona completamente tutto quanto il film. Quindi un'opera che può essere anche soltanto un dramma di sopravvivenza, ecco, poniamo per esempio la differenza che c'è tra On the Road e un A Quiet Place, sono due tipologie di film molto simili, soltanto che in uno ci sta il mostro. Cloverfield, per esempio, ecco, come dice Adriakin. E Cloverfield è un film dove praticamente il mostro si vede soltanto per un totale di tipo 6 secondi in tutto il film, è semplicemente la storia di ragazzi che devono scappare da una cosa che potrebbe essere un cataclisma, potrebbe essere un disastro ambientale, naturale, nucleare, quello che sia, ma nel momento in cui ci metti il mostro ha tutto quanto un altro sapore. Niente, qua per par condicio avevo messo anche Godzilla. Sembra più che giusto. Sì, e intanto sentiamo anche che ci voleva dire Francesco, perché poi ho paura che non abbiamo tempo per farvi fare cose, che so che voi volete fare cose, quindi poi unirò un po' di domande. Francesco, intanto che dici tu? Tutto diventa più bello con un mostro? Assolutamente sì, ovviamente. E sì, concordo con anche nella Bibbia, che già ce n'erano diversi, ma effettivamente con Godzilla prende, diciamo, un aspetto, potremmo dire, anche più verosimile, forse. E a parte quello, però, sì, ovviamente sono di parte, però il mostro, per certi versi, ci permette un pochino anche di prendere degli elementi, potremmo dire, narrativi, di storie, che comunque sia ci possano sembrare anche troppo diretti, e rileggerli in una chiave leggermente, potremmo dire, distorta. Cioè, come se appunto una storia semplice con il mostro, ma tutto quello che potremmo definire irreale, ci permette di staccarci quel minimo per forse anche apprezzarla e comprenderla meglio, soprattutto magari nei messaggi e anche nelle metafore. Penso adesso, per fare un esempio recente, Pacific Rim, che è, diciamo, un mega carrozzone di mostri, cazzotti, robottoni, ma è fondamentalmente una fortissima metafora della coesione umana, che è una cosa che magari lì per lì uno nemmeno fa tantissimo caso. Beh, come insegna Watchmen, se non vuoi creare fazioni, devi creare un mostro che unisca tutti quanti. Esatto. Allora, io siccome... Poi Francesco voleva anche disegnare lì dietro. Intanto ti chiedono di farci vedere la maglia. Se ci puoi far vedere la maglia che hai addosso. Dopo Pickle Rick vogliamo anche la maglia di Francesco. Perfetto. Fantastico. Tra l'altro intravediamo il tuo studio. Nulla. Perfetto. Intanto, a quel punto ti chiedono anche dove l'hai... Oddio, l'abbiamo perso? Abbiamo perso Francesco? A me? Il video. Sì, ci vediamo nero. Non mi sentite? Non a ti sentire vediamo. Che miseria. Non so che... Abbiamo evocato Cthulhu, ragazzi! Cthulhu vive! A posto! Se... Che faccio? Che mi sconnetto fare? E rientro? Prova a sconnetterti... Esatto. E... È bellissimo, infatti qua dicono è vero che Biagini disegna solo con modelli dal vivo e quindi evoca i mostri, mi sa che viene appena entrato uno nello studio. Esatto. Intanto Matteo, chiedo a te, perché niente, i mostri sono arrivati a prendere Francesco, perché amiamo così tanto i mostri, noi che siamo affezionati di mostri? Sono molto, a parte sono divertenti, ma rappresentano anche qualcosa, no? Allora,
per quel che vediamo nel tipo di mostri, allora immaginiamo questa cosa: se un alieno venisse sulla Terra, ok, e vedesse una cosa tipo l'ippopotamo, ok, direbbe è un mostro meraviglioso, cioè nel senso è una roba assurda l'ippopotamo, ok, prendi una piovra, cioè una piovra è un mostro da, diciamo, la fantasia che ci vorrebbe per creare una piovra sarebbe enorme, cioè per un alieno che viene sulla Terra e vede gli animali che abbiamo noi, che per noi sono normali, sarebbero dei mostri fantastici. E quindi quando noi proviamo a fare dei mostri, in realtà non facciamo altro che creare un nuovo pantheon di creature che semplicemente ci mancano, non abbiamo. Molti dei mostri sono in realtà remake di vecchi dinosauri, cioè quindi è qualcosa di cui sentiamo un po' la mancanza come prima di tutto come catalizzatore della paura, perché il mostro è, cioè scappa c'è il mostro, è una cosa che è una paura ancestrale che si ha fin da quando si è piccoli e che si tende da un lato a esorcizzare, allo stesso modo in cui magari a qualcuno piace guardare film horror per esorcizzare le proprie paure, allo stesso modo uno cerca di canalizzare nei film di mostri quello che la fantasia di bambino ti porta a temere quando sei piccolo, cioè una creatura che magari non hai mai visto o è sconosciuta, e quindi il mostro è un nemico onnipresente, ma c'è sempre da considerare anche un lato dei mostri che non si vede spesso, come per esempio in Godzilla, cioè il mostro magari è il buono, magari è quello che cerca di salvare il mondo, o semplicemente è un mostro cattivissimo come può essere quello di Cloverfield, o come possono essere i mostri di Pacific Rim, che peraltro, spoiler per chi non ha visto il film, erano comunque evoluzione dei nostri vecchi mostri, quindi diciamo che un mostro all'inizio può essere un tropos narrativo che può condurre a migliaia di storie differenti, quindi fondamentalmente è un jolly che puoi giocare sempre senza rischio e vinci sempre, cioè il mostro ha il suo fascino in peritura. Facciamo, prima di entrare più nel dettaglio tecnico, che poi è la roba che interessa anche di più a voi e a chi ci sta seguendo, stessa domanda per Francesco, che non credo tu abbia sentito perché eri stato mangiato da Cthulhu, ma perché amiamo tanto i mostri? Perché siamo così affascinati, oltre perché sono fighi, ma per quello che rappresentano, insomma? Ma, ovviamente confermo tutto quello detto finora, perché effettivamente è proprio questo bisogno di creare è sempre fortissimo. La cosa particolare di solito è che noi non ci accontentiamo di creare qualcosa che sia semplicemente, diciamo, un nuovo animale, una nuova creatura, tanto per... Cerchiamo sempre, parlo ovviamente di noi in senso lato, ma anche noi che disegniamo mostri, cerchiamo sempre di creare qualcosa che sia ancora più spaventoso, potente, inarrestabile di quello che potrebbe fornire la natura stessa, al di là della complessità della costruzione del concetto. Perché è qualcosa che ha un fortissimo legame con appunto le già citate nostre paure e soprattutto per il fatto che il mostro, nel momento in cui noi lo creiamo, è una cosa che cui noi possiamo, diciamo, governare, e creare un qualcosa che sia ancora più terrificante, spaventoso e potente di quanto non sia diciamo, la paura reale, ci dà potremmo dire un'arma in più. È un po' una forma, potremmo dire, quasi apotropaica. Non ci si accontenta se devi creare appunto un essere di qualcosa di semplice. Cerchiamo di qualcosa che possa veramente fare a pugni con tutto quello che ci fa paura nella realtà.
detto in termini un po' così filosofici. Sì, sì, ma io infatti spesso sono dalla parte del mostro e mi fanno invece paura le folle con i forconi in mano, quindi li voglio bene ai mostri. È la trama di Frankenstein, infatti. Esatto, esatto, vedi anche, siamo tutti d'accordo, anche Cthulhu è d'accordo. Non so se lo devo nominare ancora o se dobbiamo temere che esploda tutto, perché è esploso il mio computer, è esplosa la tua, ma anche solo te, Matteo. Io non ti vorrei portare sfiga, facciamo così. Grazie. Okay. Esatto, meglio di no. Detto questo, così magari potete anche cominciare, non lo so, a fare qualcosa, a farci vedere. Fare un mostro non è così facile però. Quindi, ecco, appunto, esatto. Già mi fa, è anche Funko, è carino, ma mi inquieta lo stesso. Dicevo, non è facile però fare un mostro, quindi eccone un altro, ragazzi, io lo sapevo. Allora metto anche il mio. Vai. Io ho lui, a portata di mano ho lui, esatto. Volevo chiedervi, voi che siete gli artisti dei mostri, com'è l'anatomia dei mostri, come si affronta e soprattutto la cosa che mi interessa di più sapere da voi, come si dà personalità a un mostro? Perché insomma... non è così facile, anche grandissime produzioni, me lo direte voi, non è che fanno sempre un buon lavoro. Io qua devo spezzare una lancia a favore delle persone come Francesco e come tutti quanti quelli che si occupano della primissima versione, cioè il mostro è un mostro dal concept, cioè nel momento in cui tu crei le prime due o tre linee che vanno a caratterizzare il mostro, tu sai già se è un mostro che avrà carattere o no. Per quanto poi un artista 3D possa abbellirlo, per quanto poi un animatore possa dargli dei movimenti che lo facciano sembrare più vero, più minaccioso, più mostruoso, la fase di concept è la cosa in assoluto principale per definire un mostro. E ricordiamoci la regola d'oro che less is more, cioè il mostro non deve avere 200.000 tentacoli, 7 code, 50 paia di ali. Deve essere un mostro che ha una sintesi, che riesce a racchiudere con semplicità ed efficienza quello che questo mostro deve veicolare in termini di paura, in termini di aggressività, in termini di pericolosità. E quindi tutto quello che viene dopo è accessorio. Il mostro è un mostro funzionale se viene creato così fin dai primi step. Dici, Francesco, parla se puoi. Sì, sì, sì. No, no. C'è sempre un po' questo dubbio se è il momento o meno. Ma guarda, io parlo ovviamente da disegnatore, oltre che da appassionato. Poi si potrebbe adesso farla molto più lunga, ma cerco di abbreviarla, visto che già dagli albori si è sempre cercato di dare una classificazione alla forma del mostro, che teoricamente inclassificabile e lo è per natura. E già che ne so, ad esempio tipo Aristotele, se non ricordo male, parla di mostri per difetto, per eccesso o ibridi, quindi con meno cose rispetto alla, potremmo dire, natura, per dire umana, ne so, con un occhio solo, senza la testa, oppure nani, per eccesso tipo giganti con più braccia, con più corpi, o gli ibridi tipo la chimera, queste cose qua. E questo è, diciamo, un punto di partenza abbastanza, potremmo dire, assodato. Io personalmente tendo di solito a partire ragionando in primis su qual è la natura della creatura che devo progettare, se deve essere una creatura soprannaturale, naturale, quindi biologicamente plausibile, vive in un contesto in cui, che ne so, c'è una gravità molto elevata, molto leggera, marina, volante, tutte queste cose così. E da lì cerco un attimo di ragionare sull'importanza di, diciamo, dell'outline, o per dire della silhouette. La silhouette in una creatura è una cosa che magari non viene percepita nell'immediato, però è fondamentale quando devi disegnare qualcosa,
perché è quella che lo renderà riconoscibile in maniera pressoché immediata. Esempio, al volo, la testa e le tubature che escono dalla schiena di Alien lo rendono assolutamente inconfondibile. E questa è già una cosa abbastanza importante, perché renderà anche l'idea se la creatura, anche, potremmo dire, che tipo di ruolo, di gerarchia ha. Qualcosa che ha molte parti sporgenti, potrebbe ricordare, che ne so, una corona, per così dire, tipo le corna, quello che è. E allora già dà un'importanza, potremmo dire, quasi sia o di proprio di nobiltà, di potere, non necessariamente buono. E, oppure magari se è molto compatta darà più l'idea di qualcosa di massiccio, di potente, quindi che ne so, tipo un golem o cose simili. Questo, diciamo, già un punto di partenza molto importante che utilizzano molti concept artist, proprio perché serve per dare il primo input. Oltre quello, poi io di solito punto sul discorso del focus. Cioè, dalla silhouette devo riuscire a ricavare un punto o pochi punti più, appunto rifacendomi anche quello che diceva prima Matteo, che devono essere quelli riconoscibili. Altrimenti, se tutti gli elementi hanno lo stesso peso, ci ritroviamo con una sorta di minestrone che ha tutti i sapori e quindi nessuno. Quindi, che ne so, sulla testa, sulla bocca, sugli arti, la coda, o... cioè, non che ognuno abbia una sua indipendenza, perché a quel punto diventa una cosa troppo scollegata. E da lì posso passare, ad esempio, al ritmo, proprio seguendo questa logica, per cui un elemento avrà un'importanza maggiore e sarà seguito da cose meno complesse, più semplificate. E così via, in maniera da poter ottenere qualcosa che, ripeto, anche a un primo sguardo sia riconoscibile e a quel punto diventi funzionale. Poi magari faccio anche vedere un paio di esempi che ho qui. No, mi viene da pensare a questo, al Demogorgone, che fondamentalmente, testa a parte, è un umanoide normalissimo. Assolutamente esatto, esattamente quello. Allora, entrando più nel tecnico, ci potete far vedere qualcosa? Come date personalità ai mostri voi? Se potete, qua c'è la funzione allora, share screen, andate. Io comincerei da Francesco, perché è quello che si occupa della parte prima, il mio lavoro è la parte successiva, quindi facciamo fare l'introduzione prima alla parte concept e poi faccio vedere qualcosa che riguarda i passi successivi, ecco. Qua intanto questi sono dei disegni che Francesco mi ha mandato prima, sono dei suoi lavori, okay. Quindi delle cose... Un ritardo mostruoso. Mi dispiace, sì, però stiamo facendo vedere dei disegni molto fighi, tra l'altro. Questo è un dragone, anzi sicuro non è un dragone, sicuro c'ha un altro nome. Sono molto belli, quindi intanto sto facendo vedere questi. È un basilisco. Ma... Esatto, vedi, lo sapevo che non era il termine giusto, perché poi siamo quelli che non sono proprio espertissimi di mostri, sono come gli uomini che, capito, riconoscono un colore, no? Dicono, questo, ma è rosa, e no, è fucsia o è magenta, uguale. Ecco qui, qualcuno diceva Demogorgone prima, questo sì, un po'. Si chiamano persone normali comunque. Esatto, esatto. intanto che facciamo vedere i tuoi disegni, ci vuoi dire qualcosa, Francesco? Come dai tu personalità a un mostro? Come fai trasmettere emozioni da un mostro? Allora, innanzitutto, appunto, integrando un po' quello che dicevo prima, devo anche un pochino capire il target. Quindi, se è per così dire un fumetto, un libro illustrato, quello che è, di, che ne so, fantascienza utopica, cercherò di non gravare troppo su dei dettagli morbosi. Viceversa, se è appunto come nel caso di queste immagini che stai trasmettendo tu, che sono tratte da un gioco di ruolo che si chiama Memento Mori, e già il titolo ve la dovrebbe spiegare tutta, e è praticamente un'ambientazione horror medievale e con delle forti componenti anche appunto orrorifiche, morbose e sessuali. E quindi
qui appunto gli autori mi hanno detto: guarda, non ti preoccupare, vai giù pesante. Ok. E quindi non mi sono appunto dato limitazioni particolari e ognuno ho cercato un pochino di esacerbare il concetto di partenza. Quindi in alcuni casi, come in questo che state vedendo ora, mi sono ispirato alla cultura berbera, però se vediamo è una sorta di djinn che è composto da vermi. Questo è un drago, ma la testa ricorda un pentacolo rovesciato, perché deve essere l'incarnazione del diavolo. Un'idra che però ho sviluppato come fosse una sorta di tumore, per cui appunto ogni elemento esplode, con bocche e quant'altro. Questo è un leviatano, parto oriente, e dalla cui apertura in basso, senza che specifico troppo, partorisce dei vermi grandi come delle città. Mm-hmm. Questo era lo spirito della fame, per cui ho detto: metto bocche dappertutto, metti bocche dappertutto, per cui appunto anche i denti hanno i denti in questo caso. Quindi sono tutti elementi in cui cerco di ragionare per arrivare a qualcosa che magari, non dico non si sia mai visto prima, magari, ma quantomeno è diciamo, quel piccolo uovo di Colombo ogni volta che mi possa far dire che un approccio del genere a un tipo di soggetto simile quantomeno non è stato molto usato, proprio per poter cercare di ottenere anche un pochino un effetto quasi di shock in chi guarda. Questo per dire, era un demone babilonese e non so per quale bene, per quale motivo ci ho messo questa sorta di pene coda con la testa in cima. Questo è il più normale, è un basilisco e semplicemente emette veleno, questo se non altro. Ecco. Questo invece faceva parte della caccia selvaggia, una tradizione nordica, per cui essendo un assemblaggio di corpi, praticamente ogni singolo osso è come se fosse diciamo, staccato in maniera quadridimensionale dal corpo, con effetto quasi di eco. Ora non so bene neanche come spiegare il concetto, però ecco, per dire, cerco di stare attento un pochino su questi effetti che poi uno li ragiona in serie di concept, ma solitamente li focalizza meglio quando proprio li mette giù su carta. Mm-hmm. Qua ti chiedevano, non so se hai avuto modo di vedere, questi disegni mi ricordano un po' il manga Bastard, lo conosci? Il manga Bastard? Sì, lo conosco e sì, certo, e mi posso permettere di dire il fatto è che la Ma Bastard, non mi ricordo il nome dell'autore, perdonatemi, è fortissimamente ispirato alla biomeccanica di Giger, che è il creatore di Alien. Quindi torniamo nuovamente a tutte quelle cose lì. Poi io, per dire, sono un appassionatissimo invece di Berserk, di Miura, che appunto quanto a orrore, mostri e gente con spade sproporzionate, c'è assolutamente proprio un portabandiera, per così dire. Invece a Matteo chiedo questa domanda, dicono: un bel profilo dato a un mostro è quello del fauno, del labirinto del fauno di Guglielmo del Toro. A te piace, Matteo, il lavoro di Guglielmone? è fantastico, e peraltro del Toro è stato molto furbo da quel punto di vista, perché i suoi mostri sono una fusione tra prostetico e digitale. Cioè c'è del make-up pratico e poi c'è una enhancement, un miglioramento che avviene in digitale dopo. E per questo però lui cerca di creare sempre mostri proto-umanoidi. La maggior parte dei mostri dei film di Del Toro hanno una testa, due braccia e due gambe. Questo perché? Perché abbatti incredibilmente i costi della animazione digitale dopo. Perché, come hanno spiegato alla Pixar quando hanno creato Hank, il polipo di alla ricerca di Dory, e Hank ci sono voluti qualcosa come 3 anni dal primo concept alla realizzazione finale del mostro per poter creare tutti quanti i movimenti verosimili dei tentacoli. Di contro un mostro proto-umanoide con due braccia e due gambe
con un motion capture semplice, una persona normale si mette una tuta addosso con dei marker e può tranquillamente creare i movimenti del mostro, e il mostro è pronto in pochi minuti invece che in qualche anno. Mm-hmm. E quindi invece stessa domanda che abbiamo fatto prima a Francesco, tu come gli dai personalità al mostro? Allora, quello che cerco di fare io quando creo un'animazione di un mostro è fare in modo che si muova in una maniera che è innaturale per un essere umano. Quindi non è solo mostro nella forma, ma è mostro anche nella performance. Quindi quello che cerco di evitare è di creare movimenti naturali. Ad esempio possiamo pensare a un mostro che può ruotare le giunture al contrario. Questa è, cioè, se tu vedi il mostro che arriva stile Godzilla, stile Demogorgone, quello che sia, e se poi... a un certo punto questo mostro ruota la testa di 180 gradi, gli si gira il torace, comincia a camminare stile esorcista da dietro, fa incredibilmente più paura rispetto allo stesso mostro che semplicemente ti cammina davanti come potrebbe fare tua zia. Quindi è un... bisogna vedere appunto cosa deve fare questo mostro, perché se è un mostro stile... aspetta, come si chiamava quel film con Anne Hathaway che controllava il mostro col pensiero? Non ricordo. Colossal, possibile? Come? Qua intanto comunque dicono di avere zie che hanno una certa presenza. Qualcosa del genere. Colossal, molto corretto. E sì, comunque anche mia zia fa abbastanza paura. Confermo anche io. Colossal è un mostro che deve sembrare comico, ok? A un certo punto è un mostro che si comincia a dare i pali in faccia, ok? Quindi non deve fare troppa paura. Quindi un movimento... umanoide, anzi anche abbastanza clumsy, cioè abbastanza maldestro, può essere atto alla bisogna in quel caso, mentre un mostro stile The Mist, un mostro stile The Mist, non ti aspetti neanche anche il modo in cui cammina è inaspettato. Okay? Mm-hmm. E quindi non solo hai la paura dell'ignoto nel momento in cui arriva un mostro che ha una forma che non conosci, ha un riferimento che non conosci, è qualcosa di estraneo che ti fa paura, ma si muove anche in maniera innaturale, quindi fa ancora più paura, perché mentre tu ti aspetti, ok, se mette la gamba avanti il mostro va avanti, quindi sta venendo verso di me, se il mostro a un certo punto comincia a girar collo all'indietro e camminare de fianco e saltare sui palazzi, dici ma come che... è inaspettato anche quello, è un ulteriore livello di ignoto ed è un ulteriore vettore di paura. Mm-hmm. Allora, siccome manca un quarto d'ora alla fine, io ve lo chiedo subito, ci potete far vedere qualcosa o continuiamo a chiacchierare? Ditelo. Io ho delle cose che magari potrebbero incuriosire il pubblico. Hai delle cose? Ce le vuoi far vedere? Allora, disclaimer, no, innanzitutto sì, c'è Flash che vuole anche lui entrare nell'inquadratura, dice perché soltanto Pickle Rick e non Flash, quindi sì, c'è anche Flash, ha preso la serie. E, allora, quello che volevo far vedere era per perorare la causa del fatto che ultimamente stanno uscendo molti più film di mostri. Se noi pensiamo a qualche tempo fa, dove soltanto cioè i mostri erano i mostri alla Cronenberg, alla Alien, ma erano occasioni rare ed erano mostri che richiedevano un quantitativo di lavoro immenso. E mentre invece adesso è più alla portata di tutti, e questa è la cosa bella, perché per esempio se noi andiamo a vedere, io adesso vi condivido, allora c'è questo, cioè share screen, finestra. Allora, intanto che tu cerchi, qua ti chiedono se hai una pagina Instagram, e ve lo dico io, no, perché Matteo no.
è talmente tanto perfezionista, me l'ha detto infatti pure prima di fare questa live, che lui no, perché poche ore dopo che ha finito un lavoro già dice oddio avrei potuto fare di più, perché si evolve continuamente, quindi non ce l'ha, e io gli ho detto se la deve fare, quindi spammatelo, cercatelo su Facebook e ditegli ti devi fare la pagina Instagram. Invece Francesco ce l'ha su Instagram, è Biagini Art, e vabbè io ovviamente la seguo ogni giorno, spero che pubblichi un nuovo mostro. E intanto che tu cerchi, tu sei pronto Matteo? Se no faccio sì, ma non mi... Allora, aspetta un secondo. Allora vabbè, faccio una faccio direttamente condivisione totale e vediamo qua. Faccio questa domanda che ci dicono in chat a Francesco. Paolo chiede, se andiamo indietro nel tempo e arriviamo agli anni 80, troviamo nella stessa classificazione i mostri il film Gremlins con Mogwai. Ad oggi, nonostante l'aspetto buffo e carino, considerate mostri Mogwai? Vai Francesco, che dici? Assolutamente sì, mostro ovviamente si intende sempre a livello anche volendo etimologico tutto quello che devia dall'ordine naturale, quindi il Mogwai per quanto carino e coccoloso ma è comunque un mostro a tutti gli effetti, ma poi ecco gli altri, e se, cioè, se guardiamo ad esempio che so, Monsters & Co. È una galleria di mostri potremmo dire tutti cucciosissimi, ma quello sono, non è che se ne esca, insomma, non è che debba necessariamente avere, non so, le budella tracolla o gli artigli spianati per essere un mostro. Quello aiuta, però, ecco, non è una discriminante, insomma. Allora, io nel frattempo non so se riuscite a vederlo. Si vede il drago? Sì. Ah, sì. Perfetto. Eccolo. Benissimo. Sì, sì. Allora, questo qui è di Jonah Lobb. Jonah Lobb è il 3D artist di Skyrim, ok? Sì. Questo è Alduin, uno dei draghi di Skyrim, e ha la sua presenza scenica non indifferente, ok? Questa è un'illuminazione in tempo reale, una cosa abbastanza bella da vedere, cioè fa effettivamente il suo effetto. Ma io vorrei andare a farvi vedere, se scompongo questo animaletto, che cosa succede? Perché in realtà questo ragazzo è molto semplice. Come potete vedere, i poligoni sono veramente, veramente pochi. Cioè, questo qui è un mostro che ha la grafica della PlayStation 2, ok? Quello che si è evoluto negli anni per quel che riguarda il cinema e le tecniche 3D non è la quantità di poligoni che viene mossa, è la qualità della post-produzione del render. Quindi io ho comunque un modellino degno di una PlayStation 2, ma con i dovuti accorgimenti riesco a farlo diventare da così a così. E questa è una roba che in un film non ti sfigura minimamente. C'è un'altra opera, sempre dello stesso autore, che sarebbe questo mostro marino, che ricorda molto quello della forma dell'acqua, che ricorda l'Abe Sapiens, della, so che non è Abe Sapiens, ma per me lo è. Ma se andiamo a, se andiamo a vedere, è incredibilmente semplice questo mostro. Cioè, sono pochissimi poligoni, ma se lo metti in un film, riesce, cioè funziona. Funziona davvero, perché questo permette a tante piccole produzioni e piccoli studi di poter raggiungere un livello che fino a qualche anno fa era riservato soltanto alle grandissime produzioni hollywoodiane. Adesso chiunque può raggiungere questo livello di tecnologia. E volevo farvi vedere anche, qua c'è un drago che è stato donato gentilmente da Cheng Jiangqi, ha permesso anche di scaricarlo liberamente. Ok, questo drago si può downloadare. Perché? Perché questo qui è un, per farvi vedere, questo qui è visto via web ed è un motore da videogioco, ok? Ma se noi lo stesso drago lo andiamo ad aprire in un programma professionale, questo è Blender, noi abbiamo una struttura del drago semplice, abbiamo questo qui che è lo scheletro, queste sono le ossa del drago, ok? Io per muovere questo drago, io semplicemente posso prendere queste ossa, girarle, e il drago si muove, ok? Questo è molto, molto semplice da questo punto di vista. Però se lo andiamo invece a vedere, ad aumentare il livello grafico e metterlo in quella che può essere una contesto di render finale,
noi abbiamo una qualità che è impressionante. Cioè, questo qui è un render in tempo reale e la qualità è pazzesca. Questo drago non sfigurerebbe minimamente in un film. E sono 113.000 poligoni, cioè una roba che gira tranquillamente su un cellulare moderno. Mm-hmm. Questo, se poi andiamo a fare una cosa di questo genere e lo mettiamo in una scena vera, secondo me non c'è nulla da... Mm-hmm. Questo sembra, anzi, mettiamogli pure un po' di profondità di campo. Ecco qua. Ma invece quella pazzesco. Che io chiamo la palletta, ci puoi far vedere qualcosa o no? No, non c'è niente. La palletta? In che senso? Quella cosa fichissima che scolpisci praticamente in diretta, non ce l'hai. Ah, sì, no. Sì, come no, certo. Allora, e intanto, mentre tu cerchi, perché purtroppo certo. Già l'hanno detto, c'è troppo poco tempo per due fighi come voi, e quindi vi rinviteremo sicuramente entrambi singolarmente magari per approfondire. Sì, intanto mi stanno perculando la palletta. Lo so, ragazzi, sono pessima. Faccio questa domanda a Francesco, perché è del sommo Nanni Gobretti, quindi voglio dire, te la devo fare. Un mostro del cinema che considerate sottovalutato per design, animazione e caratteristiche? Oddio, la domandona che mi coglie impreparato. Devo guardare al volo tra tutte le mie figure per farmene venire una in mente. Sottovalutato? Sì, per design. Ma guarda, cioè ne dico veramente il primo che mi viene alla mente, e non è detto che sia quello più efficace, ma penso ad esempio ai Goblin di Moria della Compagnia dell'Anello, che quando io insegnavo e parlavo anche appunto di concept design per mostre e creature, ne parlavo sempre perché hanno un concept interessantissimo, visto che sono praticamente delle creature sotterranee, quindi completamente quasi albine, tipo i mostri di Descent, però era interessante ad esempio la parte relativa a armature e punzoni vari, che non so se ti ricordi che avevano tutte queste armature piene di spine che sembravano quasi degli insetti, sia perché dovessero appunto essere, diciamo, delle cose di attacco e difesa, ma mi era sempre piaciuto tantissimo il fatto che venissero usate anche per arrampicarsi, quindi ribadendo il fatto che in realtà, a livello appunto, tornando a quello che dicevamo prima del come si costruisce un mostro, era appunto una cosa anche culturale, nel senso che all'interno della città dei nani loro erano entrati come dei parassiti e si muovevano come dei parassiti lungo le pareti. Inoltre c'era anche il fatto che, avendo queste armature frastagliate, ricordavano delle fiamme. In che senso? Nel senso che loro, essendo una società, potremmo dire, primitivo, totemica, cercavano di incanalare quella che per loro era la manifestazione di una divinità, cioè le fiamme del Balrog, che per loro era né più né meno che un dio. Questo tanto per dire quali sono i ragionamenti che uno che costruisce una razza di creature da zero gli passano per la mente. Quindi ecco, questo, ripeto, è la prima che me ne viene in mente. Bellissimo, qua in chat qualcuno dice che SpongeBob è una creatura sottovalutata. Intanto Matteo, la chiusura con te, facci vedere questa palletta. Vai. Eccola, dovreste averla già in condivisione, sì, adesso. Sì, la vediamo. Questa era una pallina, adesso piano piano, tavoletta grafica in mano, e diventerà un mostriciattolo degno. Cioè, guardate la bellezza, io lo chiamo la palletta, ma è come se lui stesse scolpendo l'argilla o il marmo, cioè in diretta, io sono emozionata, ragazzi. Bellissimo. Se la prossima volta, Francesco, ti devi organizzare meglio e facciamo una live che tu disegni in diretta, per così bilanciamo. Io già ci vedo un tapiro, dico. Beh, potrebbe darsi, sì, anzi, possiamo farlo diventare. Ecco, lo attapiriamo un pochettino di più, diventa una sorta di tapiro mannaro. Mi piace questa idea, potreste vedere un tapiro mannaro nel prossimo futuro. Ti chiedono, ma poi si può importare su Cinema 4D? Certo, assolutamente sì, e anche se posso dare un consiglio, chiunque fosse, impara di Blender.
Cinema 4D era un buon programma, ma Blender è assoluto. E ve lo dice uno che lo ha imparato da poco, Blender. Quindi non è... È un programma ottimo. Quello è Blender, CZ, quello è Blender. E... È finita così sta palletta? Se volete continuo, ragazzi, potete andare avanti tutto il giorno. Faccio hai ancora due minuti, finisci ancora questa due paletta. Minuti, vai, continuiamo sì, a vai. Questa è come MasterChef, questa è la pressure time, la prova ok, allora. Vai. Qua infatti dicono, infatti ho installato Blender da poco, c'è qualche grafico tra noi che ci sta ascoltando. Poi invece Paolo Monti che dice il Bau Bau tra i tanti cattivi Disney il più inquietante e malvagio seppur semplice e sottovalutato, sì, riprendendo il discorso che facevi tu Matteo sulla semplicità. Poi qua dicono anche Blender è gratuito tra parentesi, se avete tempo libero e passione fatevi sotto, anche i non grafici usano Blender. Vai vedo dei denti, ci piace, finisci sta palletta. Esatto, dai, gli stiamo mettendo pressione. Sì, infatti è un lavoro di pazienza e perizia, non è propriamente una roba da lo so. Però no, figurati, mi piacciono le sfide. Allora. Non mi parlerà mai più Matteo dopo questa cosa, sappiatelo. Stiamo scherzando. Dopo i denti vedo creste, dai, hai ancora un minuto. più creste, vai. Più creste. Tra l'altro dicono Blender si usa anche in meccanica. E voglio una live solo su Blender adesso, cioè adesso quando ve pare. Sì. Sì, ma zero pressione, sono tutti con te qua. Sono la stronza di Lega Nerd, va bene, ormai si sa, che si sappia. Francesco, fai il tifo anche tu, dai, tifiamo per Matteo. Guarda, io... Adesso diciamo che... poi, anche io sono, diciamo, in procinto di interessarmi a Blender, quindi guardo con interesse. Più gente impara questa roba, meglio è per tutti, perché è la differenza che c'è tra un cinema e una produzione fatta bene rispetto a roba che dice ma sì, il mostro lo facciamo mettendo una un costume sopra un attore e alla fine c'hai i Power Rangers, diciamo, ma perché. Nanni Cobretti intanto dice quello che volevo dire io, pare Beetlejuice, è vero che si sì, tirano esattamente la faccia. C'era una Bingo. Volevo proprio vedere se qualcuno riusciva a capire questa citazione. E qualcuno che fa solidarietà col mostro dice però così è cieco, devi fargli gli occhi. Sì, adesso gli facciamo gli occhi con un bel sì. No, aspetta, circoletto, no, mettiamo una bella pallina per gli occhi. Tre ore a scolpire, dai, che siamo arrivati ai 50. Io comincio a salutare, intanto vediamo se prima che ci stacchino tutto arriva l'occhio, vediamo se diamo la vista a questo mostro. C'è! L'occhio c'è, ragazzi! Abbiamo un occhio, non ho ancora fatto le palpebre, ma comunque, ragazzi, per essere 5 minuti è un tapiro mannaro di tutto rispetto. It's alive, si può come fare. Direbbero. Esatto, fare. Si può fare, come direbbero sempre da quell'altra parte. Ragazzi, grazie mille. Abemus, grazie vabbè, bellissimo. Abemus Socio è bellissimo. Abemus Socio, capolavoro. Io vi ringrazio, ti fanno applausi. Stasera mi vanto di conoscere Matteo. Bellissimo, sono impazziti. Grazie a tutti, grazie Francesco, grazie Matteo. Grazie a te. Mi raccomando, prossima live qui sempre sulle Lega Nerd, non ci sarò io, non ci saranno i mostri, ma seguitela e convinciamo tutti Matteo a farsi Instagram, perché Viaggini Art su Instagram lo trovate, Matteo no, Matteo, fai qualcosa. Prima o poi. Grazie a tutti ragazzi, grazie, siete stati bellissimi. Grazie mille. Ciao.